Salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Ci troviamo sempre su Dock and Battle versione global per andare a pullare, questa volta da Vegeta. Ragazzi, se vi siete persi il video di Goku Super Saiyan 4, appunto della pullata sulla batch di Goku, andatevelo a riprendere, che sicuramente comunque sta prima di quello di Vegeta. Vi ricordo anche di venirmi a seguire sul profilo Instagram tlog_jimmy, perché sto andando a mettere sulle storie, quindi nelle mie storie, tutte le vostre sculate, quindi mandatemi i vostri screen così da apparire nelle mie storie e vi taggerò anche. Ragazzi, sono batch in cui la gente, ripeto anche qui, sta sculando in una maniera pazzesca. Eppure c'è sempre un'altra metà, ma sono di più in teoria le persone che purtroppo non sculano. Speriamo di invece far parte di quelle che sculano ovviamente. Mi interessa molto di più ovviamente il mio main account piuttosto che questo che ho appena cominciato, dove qualsiasi personaggio comunque mi va bene. Vegeta Super Saiyan 4 LR, Goku e Vegeta Angel, quindi Gogeta LR, Freezer Evolution, che sul main account ce l'ho Ability 1, quindi va bene, mi andrebbe benissimo così sul main account. Vegeta Evolution, ragazzi, una storia veramente che poi vi racconterò. C17 Ranger, che è un personaggio tuttora davvero molto molto interessante, anche per la leader, per chi ha magari Cell LR, è fantastico ovviamente. Tarles, che cerco da un sacco di tempo sul main account e pullerò praticamente soltanto per lui, sperando di trovarlo. Vegeta Super Saiyan 4, già Ability 1, che non mi interesserebbe più di tanto ormai. E questi due personaggi, esattamente come per Goku, che a tour fanno comunque la loro porca figura. E i due Trunks, con questo Trunks che a SSR comunque quantomeno diventa un buon buffer. Andiamo subito a pullare 90 stones più la multi gratuita. E poi ticket, ovviamente. Speriamo bene, ragazzi. Incrociamo le dita anche qui. E che la fortuna ci assista. Vegeta subito come prima multi, sperando si fondano. Release Rainbow Super Saiyan. Si fondono, ragazzi. Ecco la fusione. Non è Super Saiyan Blue. Non si è trasformato in Super Saiyan Blue, ma va benissimo comunque una fusione in Veget. Vediamo cosa ci regalerà Videl. Che io fondo i personaggi con Legends, vedo Videl e dico, ah caspita, mi manca quarto personaggio, questo Trunks, che vabbè ragazzi, non gliela si può fare più, ne dà un sacco, lo dà un sacco di persone, soprattutto nei ticket, è pazzesco. Ragazzi, per chi è Veget? Per chi è Veget Super Saiyan? Vegeta Evolution, ragazzi, fantastico. Qui sul main account avrei gioito. Gioisco anche qui. In realtà, chi è? Vabbè, è una scimmia. Radish, vabbè, è una scimmia pure Vegeta in realtà. Avrei gioito per l'ability 1. Va benissimo. Prima multi, Vegeta Evolution. 3 ticket, buono, buono, buono. Cominciamo, per quanto mi riguarda, anche abbastanza bene. Andiamo con la seconda multi. Questo account già si sta rivoluzionando praticamente. Seconda multi, abbiamo altre 3 multi di gioco. Quindi, per favore, fammi avere qualche bel personaggio. Majin Buu, insieme a una sfizza d'altra gente. Release Rainbow Super Saiyan. Avrei preferito senza il Super Saiyan. Super Saiyan 1, 2, dammi un 3. Non mi dà il 3. Mi dà solo il 2, ma va bene. Trunks, strano. Strano ci sia Trunks qui. Strano che ci sia un altro Trunks. Oh, attenzione, Vegeta Super Saiyan 4 AGL subito come terzo personaggio. La seconda multi, fantastico ragazzi. Fantastico. Beerus rosso, però non è quello LR. Peccato. Ovviamente, ma non esce, quindi cioè non ci può stare, quindi a posto così. Comunque anche questa multi non andrebbe assolutamente male chiusa così per questo account qui, perché Vegeta Evolution, attenzione Zamasu, viola. Vero? Quello viola, vabbè, quello un po' così, però non è malaccio. Buona, buona multi, dai. Non è assolutamente male. Mi risvolta praticamente l'account. E andiamo subito, anche perché con Vegeta Pure Saiyan, buono, buono, dai, va bene così. Andiamo con l'ultima multi a pagamento, sborsa Jimmy, sborsa queste stones. E poi abbiamo la multi gratuita e i ticket. Release Rainbow, lui dice wah wah, e Super Saiyan, Kamehameha, Super Saiyan 2, mi aspetto il 3. Qua non poteva non esserci il 3, fantastico ragazzi, Super Saiyan 3, c'è ancora speranza per qualcos'altro di buono. Vegeta Tech, questo non ci interessa nulla, neanche Panno, ovviamente. Bulma. Kale. Kale, che vabbè. Se la multi è per Kale, ragazzi, è una multi veramente buttatissima. Vedo Trunks, questo mi mancava. Questo mi mancava e voi non lo avete. Attenzione, Vegeta, dai, buono, buono. Questo a tour, l'abbiamo appena detto, diventa un buon personaggio.
Buono, non è male. Mi aspetto un altro SSR? Virus Int, che già ho trovato con i ticket. Quindi vabbò. Insomma, non parliamo di Ability 1 a questo virus, perché in realtà c'è poco da parlare di Ability. Una multi buona per quel Vegeta, ma andiamo con l'ultima multi di questa batch per poi proseguire e finire con i ticket, ragazzi. Mi raccomando, tanto supporto per questi video e mandatemi i vostri screen, non c'è niente. Non c'è assolutamente nulla. Release giallo Goku Super Saiyan. Non c'è nessun amico di Goku. Mi aspetto Super Saiyan 1. No, beh, buono. Già Super Saiyan 3. Attenzione, attenzione. Buono. Potrebbe esserci qualcosa di ottimo. Gohan Future Tech. Niente di che. Un altro Trunks, ragazzi. Bella. Ability 12. Bardock. Scimmia. Vabbè. Che bella multi. Vabbè, ovviamente non mi lamento più di tanto. Non ho fatto una sculata di tante di voi persone, ragazzi, però va benissimo così, in questa batch di Vegeta, proprio va benissimo così. Andiamo con i ticket che magari potrebbe darmi un po' di fortuna. Acceptal e prendiamoci questi 9 ticket bellissimi. Dove andremo e procederemo di 9 singole velocissime, ragazzi, ve lo prometto. Andiamo di 9 velocissime singole. Come ho detto anche nel video di Goku, le singole le faccio mostrandovele, perché mettete che esca nelle R, poi ce la perdiamo un po' tutti quanti. Quindi non esce, ma se esce, poi ce l'andiamo a perdere ed è un peccato. Majin Buu, non mi aspetto il crack screen a questo punto. Niente, un Krillin bellissimo. E va bene così. Peccato però non esserci 10 ticket. Però ovviamente ti invogliano a fare un'altra multi per fare una multi di ticket. Ma io non ho stun, quindi non posso fare nulla. Non posso fare nessuna multi. Release Rainbow con Super Saiyan di Goku. Vediamo. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3, ragazzi. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Super Saiyan 3 per chi è? Vegeta Evolution, un altro Vegeta Evolution, va Ability 1, fantastico, buono, 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 va bene. Qui posso essere davvero contento. Ho più Vegeta Evolution in questo account che in quell'altro, in cui spesi 850 stone quando uscì per la prima volta, se non sbaglio, a settembre-ottobre, sul main account senza trovare niente. Un Jiren, due Goku, due Gohan Ultimate STR e basta. Vegeta Evolution lo trovai nell'ultima batch dove ci fu Vegeta Evolution Fi, quello giallo. E trovai per la prima volta Vegeta Evolution qua, con 90 stone e appunto di ticket, ne ho trovati due, quindi ce n'ho già più del main account. Bravo Dokkan, funzioni bene. Andiamo, 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 andiamo. Dai, dai, velocizziamo questo processo in cui non troveremo nulla. Non c'è skip tipo Dragon Ball Legends. Skippa quando già sai che non trovi nulla. Trovi solo immondizia. E mo esce l'LR. Col fake out. Magari, ragazzi, magari. Ripeto anche qui, se non l'ho già ripetuto all'inizio video, a me dell'LR non interessa più di tanto. È una figaggine, una cosa figa da far vedere. Ovviamente, i team acquisiscono ovviamente più forza con l'LR, ma non sono fondamentali per forza. C'è Vegeta, ma non sono fondamentali per forza. Non è che se voi non trovate l'LR, ma trovate tutto il resto del banner, siete sfigati. Crack screen, attenzione, Bai Guys, chi è? Ma perché? Vabbè, insomma, crack screen Bai Guys per questa cosa di... Quindi, ragazzi, non è che siamo sfigati se non troviamo l'LR e troviamo altri personaggi. Siamo sfigati se purtroppo non troviamo niente. O su 1000 stone troviamo un Vegeta Evolution e basta. Lì siamo un po' sfigati. Ma se non si trovano LR, ragazzi, le LR sono difficilissime da trovare. Riprendiamo l'esempio di Legends: su 20.000 crono è capace che non trovate neanche un Veget. Caso mio. Ma poi ho trovato 6 o 7 Goku Super Saiyan Blue. E Golden Freezer, Vegeta Evolution, Buan, Cell. Cioè, si trovano un sacco di cose. Non si può dire io sia sfigato, trovo tutto. Quindi, non vi preoccupate se non trovate l'LR, tutto a tempo debito. Certo che però la batch dell'anno scorso non mi è uscita nell'R tra Goku e Vegeta. Vegeta e Gogeta. Quest'anno zero, però ragazzi abbiamo sempre il main account, vi ricordo.
sempre il main account e mandatevi le vostre sculate su Instagram tlog_jimmy. Ragazzi, mancano due singole, non mi aspetto ormai più niente dopo quel crack screen per Megadildo, non mi aspetto veramente più nulla. C18, bello. L'ultima singola, ragazzi, e poi ci salutiamo. Vi prometto, finisce questa agonia delle singole. Ci salutiamo assolutamente e ci vediamo poi ai prossimi video. Mi raccomando, ragazzi, ricordatevi che non tra troppo tempo uscirà il nuovo gioco sul canale, che è Tekken. Alcuni di voi già continuano a chiedermelo e sono veramente molto euforico di questa cosa e vi ringrazio. Super Saiyan 2, chiudiamo in bellezza? Vediamo se chiudiamo in bellezza oppure no. Ditemelo voi se abbiamo chiuso in bellezza. Ragazzi, grazie per aver visto questo video. Ci vediamo ai prossimi. Ciao ragazzi!